Ciao caro amico dei pesci, benvenuto. Andiamo a vedere anche per te l'oroscopo settimanale per il tuo segno zodiacale. Andiamo a vedere le previsioni per la settimana dal 22 al 28 giugno 2020 per il tuo segno zodiacale, quello dei pesci, appunto. Mi raccomando, come vi dico ormai sempre, ascoltati poi anche l'oroscopo settimanale per il tuo segno ascendente e per il segno in cui hai la luna, è molto molto importante. Oltre a questo, ti ricordo che ho appena pubblicato anche l'oroscopo per l'intero mese di luglio 2020, lo trovi sul canale per tutti i segni zodiacali, quindi cercatelo, vattelo a vedere se vuoi perché è molto interessante e copre appunto tutto il mese estivo di luglio. Ok? Andiamo a vedere quindi per i pesci come trascorreranno la prossima settimana il segno dei pesci. Andiamo a vedere, pesci, pesci, pesci. 22-28 giugno 2020, come sarà la settimana per il segno dei pesci? Qui si sente Saturno, eh? Saturno ancora dal Capricorno. Ok, beh, diciamo che i pesciolini ricercheranno un pochino la solitudine. Più che qui ci vedo come un aggroviglio, sai quando le budella si attorcigliano? Ecco, vedi, qui fanno vedere voi un pochino in posizione, no? Fetale. Vedi come quando il bimbo è dentro la pancia della mamma. Quindi qui si cerca, ci si grogiola, diciamo così, nei nostri pensieri, nelle nostre ansie, nei nostri tormenti anche interiori. Perché qui ci vedo pure quelli. Quindi qui c'è un momento un pochino d'ansia per i pesciolini, è un momento un po' non brutto, non sto dicendo brutto, no, no, però qui si sta cercando il bandolo della matassa su qualcosa. Io non lo so che cosa cercate, ma qualcosa cercate sicuramente. Qui si cerca la verità di qualcosa, si cerca di capire qualcosa per vedere magari cosa dobbiamo fare, insomma, qui si cerca di trovare la soluzione ad un problema di un qualche tipo, ad una situazione di un qualche tipo, va bene? Vediamo i tarocchi che dicono, andiamo a vedere pesci, pesci 22-28 giugno 2020, andiamo a vedere i pesci. Vedi? Beh, allora qui c'è qualcuno che non sta bene. Io non so se di testa o fisicamente, insomma, fatto sta che qui diciamo c'è una grande preoccupazione per qualcuno o per qualcosa. Qui veramente c'è una situazione, non si sa come fa. Ecco, non si sa come fare. Guarda, qui potrebbe riguardare sia il lavoro sia l'amore. Anzi, andiamo a chiedere subito all'oracolo dell'amore che cosa ci vede. Così andiamo per esclusione subito, perché qui effettivamente, guarda, esprimi il tuo amore. Io credo che qui ci sia qualcosa che proprio vi fa stare talmente in ansia, quasi quasi da non dormirci la notte, capito? Io non lo so se qui c'è stata una situazione di tradimento, capito? È come se si cercasse di capire magari anche proprio le intenzioni di un'altra persona, vedi? Anche la carta conoscersi me lo dice. Quindi magari c'è qualcuno che noi ancora non conosciamo bene, non ne conosciamo le intenzioni e questo ci manda in manicomio, capito? C'è qualcuno che tira bidoni, che si tira indietro, che non è chiaro con noi, che è sfuggente con noi e questo ci fa stare naturalmente in ansia, non ci capiamo più niente. Io ci vedo un po' in anche questo. E soldi e lavoro, quindi tutto quello che vi ho detto potrebbe riguardare anche una situazione lavorativa di denari, magari qualcuno ci deve dei soldi ma non ce li dà, il lavoro non va bene oppure siamo ancora a casa ma non ci arriva, insomma qui il pesciolino è preoccupato sicuramente. Andiamo a vedere ancora. Oh, dove sono? Eccoli qua, con i tarocchi. Vediamo cos'altro vivrà i pesci durante questa settimana dal 22 al 28 giugno. Andiamo a vedere.
28 giugno. Vedi, anche qui il 5. Va bene, qui c'è una qualche novità che ti fa stare parecchio sulle spine, c'è poco da fare qui, è inutile la rigidità, insomma. Questa è una settimana un po' ansiogena, ecco, mettiamola così, ansia, 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 preoccupazioni, nervosismo e ansia, ecco, e solitudine, va bene? Quindi qui, ma da queste carte io posso anche vedere, anzi andiamo a vedere un pochino anche gli angeli cosa dicono. Dicevo, da queste carte posso anche vedere che però soldi e lavoro vanno, nel senso che qui un lavoro in mezzo c'è, magari non ci pagano, ci fanno sta pensiero perché non ci pagano o non ci richiamano, non ci danno quello che ci dovrebbero dare, va bene? Qui fanno vedere, vedi la Vergine Maria, quindi nel senso magari preghi, insomma, sei preoccupato, c'è poco da fare. Qui c'è preoccupazione sicuramente, c'è un qualcosa, gruppo di artisti, c'è un qualcosa che prende più tempo di quello che dovrebbe, diciamo, e questo ti crea ansia. Qualcuno non rispetta le sue responsabilità, sia che si parli di soldi e lavoro, sia che si parli di amore, eh. Qui c'è qualcuno che temporeggia, che tira le cose avanti, che si fa indietro, che non affronta le sue responsabilità, che è sfuggente, bla bla bla. Resta fedele a te stesso, quindi rimani tranquilla, non perdere la bussola praticamente, e prenditi cura di te, sicuramente. Qui c'è da prendersi cura di se stessi. E perfezionismo, capito? Allora, oltre a questo, naturalmente, oltre a tutto quello che vi ho detto, che non è la settimana top della vostra vita, ma va bene, passerà. Qui ci sono, vedo anche delle novità, no? Delle notizie che arrivano, che entrano sicuramente. Magari anche una qualche amicizia su internet, qualche telefonata, qualche messaggino che arriva. Insomma, qui ci vedo veramente molte comunicazioni, magari comunicate con più persone, con molte persone, va bene, pesciolino? Andiamo a vedere, ti ricordo naturalmente, se ti ascolti il tuo segno ascendente in quello in cui hai la luna, vedrai che verrà molto temperato questo oroscopo. Devi sempre fare, è lì il gioco, diciamo, dell'astrologo quando si fa la carta del cielo, riuscire a mettere tutto insieme, ok? Quindi provaci anche tu. Allora, andiamo a vedere quali segni zodiacali ci sono coinvolti in questa vicenda, oltre al segno dei pesci. Qua, lì, stavo dicendo, quali segni zodiacali ci sono coinvolti? Vediamo. Vedi, prima ho rammentato Saturno, penso di averlo detto. Il transito di Saturno c'è tutto, eccolo qui. Ok, andiamo a vedere quali segni zodiacali ci sono coinvolti. Il tuo, qui c'è proprio il segno zodiacale dei pesci, 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 pesci. Allora, io ci vedo i pesci, la bilancia, il capricorno, l'acquario, l'ariete, il toro e la bilancia. E mettiamoci anche il sagittario. Va bene, cari pesciolini? Quindi mi raccomando, fammi sapere nei commenti perché tanto io ti leggo innanzitutto se ti ritrovi, cioè questi segni zodiacali, se ti richiamano qualcuno, una qualche situazione o qualcuno alla mente, se hai dei problemi o se hai delle preoccupazioni per quanto riguarda il lavoro e i soldi e o qualche persona, magari una persona particolare, eccetera. Diciamo che qui sarà una settimana, vedi qui c'è Saturno, c'è l'eremita, una settimana che ti, diciamo, abbastanza di solitudine, un poenino, diciamo così, più chiuso, chiusa in te stessa. Con questa cosa qui si cerca una via di uscita ad un problema.
una via d'uscita ad un problema che ci dà ansia, ci dà preoccupazione. Ma voglio dire io, queste sono cose normali nella vita, ci sono, io ce l'ho fissi, non importa mi faccia l'oroscopo, tutte le settimane io ho queste arte, perché c'è sempre qualcosa nella vita. Quindi voglio dire io, va bene pesci, non ti preoccupare, Saturno è dalla tua, Giove è dalla tua, Nettuno è dalla tua, Plutone è dalla tua, insomma voglio dire io, queste settimane capitano a tutti. Quello che ti chiedo è la gentilezza di farmi sapere nei commenti che cosa stai vivendo, se ti ci ritrovi e bla bla bla. Ok? Lascia un bel mi piace al video che aiuti il canale, gratifichi me e io, caro pesciolino, ti aspetto sempre qua al prossimo video. Ciao, alla prossima!